Ciao ragazzuoli, anche questo mese collaboro con NordVPN che per voi è un'offerta top. Infatti fino al 30 maggio, se acquistate il piano biennale, otterrete la carta regalo GoGift dal valore di 10, 20 o 50 euro. Carta che potrete utilizzare per tantissimi store, ma in particolar modo, ragazzi, una VPN serve tantissimo per prenotare un viaggio, prenotare un albergo e vi assicuro che in questo periodo, periodo di vacanze, ci sta tantissimo. Ma soprattutto ricordatevi che con NordVPN si viaggia sempre sicuri, sempre veloci e si può guardare la Formula 1 in chiaro con pochi semplici click. Link in descrizione e come primo commento. Via, video! Ultimamente sono tornato a correre molto sul assetto corsa competizione, sarà per il Nürburgring Nordschleife, sarà soprattutto per il team Tatum che con me e tutti i miei ragazzuoli più alcuni ospiti hanno corso la 24 ore, abbiamo corso la 24 ore del Nürburgring che è uscita proprio su questo canale anche un paio di settimane fa e sarà anche perché mi sono qualificato all'evento Alpin che avete visto ultimamente magari proprio il video iniziale introduzione, perché ancora le due gare fatte su tre non le ho portate, ma vi assicuro che sono fantastiche, non vedo l'ora di farvele vedere prima dell'uscita di F1 24 che si preannuncia ok? Quindi va bene, andiamo avanti. Trasmaster mi ha invitato a un evento dove c'erano due categorie. La categoria Pro Drivers, tra cui anche i piloti eSport di Ferrari, dovrebbero essere ben tre piloti eSport ad aver partecipato e vi assicuro che sono forti e anche loro, pur essendo sponsorizzati di Trasmaster, non utilizzano Trasmaster come periferiche, e la categoria Content Creator, dove facevo parte io. Quindi, dato che c'erano bei premi in palio, per dirvi, il primo posto della categoria Content Creator guadagnava, si portava a casa un T818, quindi il Direct Drive della Trasmaster più il volante da 488 GT3, oppure al secondo posto si portava a casa il volante della 488 GT3, comunque dal valore di 900 di 300 euro. E qualcosina anche per il terzo posto. La categoria Pro invece si portava a casa 1500 euro come premio in denaro, i famosi dindini, insomma. Quindi io ho fatto parte della categoria Content Creator, ma c'erano piloti molto interessanti. Uno tra tutti, ovvero Samir Foch, che corre anche nelle categorie Pro. Dunque, non era facile. Tutti correvamo insieme in quel di Imola, e l'obiettivo del sottoscritto era solo uno: cercare di portare a casa il volante Direct Drive da poter poi dare a uno dei miei piloti nel reparto di assetto corsa competizione. Perché dato che ancora abbiamo un po' di cazzimma in gara, abbiamo ancora la possibilità di fare qualcosa, allora quando mi invitano a questi eventi, siccome io ho il volante e non ho necessità di cambiare sia volante che pedaliera, se riesco a portare a casa qualcosa lo do volentieri al mio team, come per i guanti Virage che sono sponsor della Tatum, e tra l'altro vi sprono a seguire la Tatum nei social, trovate tutto in descrizione. Sono andato in quel di Imola con l'Aston Martin, perché l'ho scelta io l'Aston Martin, con l'obiettivo di portarmi a casa il volante. L'obiettivo è di non fare disastri, quindi qualifiche da 15 minuti per la categoria Content Creator e 15 minuti anche per i Pro. Poi gara da un'ora e mezza. Ma sebbene siamo due categorie diverse, correremo tutti nella stessa gara. Quindi in basso a sinistra vedrete i numeri con i quadratini. I quadratini colorati di rosso sono i Content Creator, tra cui anche io. I quadratini invece bianchi sono i Pro Drivers. Dunque, tra di noi non dobbiamo per forza lottare. Spoiler! Non accadrà quello che pensate, ovvero una gara facile da gestire. È uscita anzi una gara molto, molto, molto divertente. Vi sprono a seguirla, mettere un bel mi piace e commentare per vedere un po' le gesta del sottoscritto, se vi sono piaciute o meno. Abbiamo fatto un bel primo settore e andrà a casa prima. Ah.
scelto l'Aston perché era una macchina che volava sui cordoli, che dei miei amici hanno usato tante volte e quindi mi fido ciecamente di loro. Vediamo un po'. Io comunque fare lo screenshot del fatto che sono davanti a Boothby, Pfeffer. Allora, io faccio parte dei rossi e sono in pole position. Poi ci sono i bianchi. Io faccio parte dei rossi e ho fatto la pole. Devo arrivare primi tra i rossi. Tra i quadratini rossi devo arrivare primo, ok? Devo arrivare tra i primi. Tra i rossi. Ok, Bouquet è davanti a Fock. Devo arrivare primo tra i rossi per vincere il Trasmaster Tio 318. Devo arrivare. Non c'è un'altra classifica. Cosa cambia tra le due categorie? Che io sono negli AM, nei content creator, e loro sono i pro invece. Col mio best, con 39.615, stavo qui. No? Qui. No? Sì, qui. Quindi, vabbè, decimo. Va bene. Va bene. Va bene. Oddio, Pfeffer dietro. Facciamo queste cose qua adesso, per favore, avanti. Primo giro piuttosto regolare, come vedete sono in mezzo alla bolgia. Sì, non mi aspettavate, anche qua con un voiceover, ma c'è, non vi preoccupate. Anche se c'è a tratti, perché la gara dura 1:20, non più 1:30. Hanno sbagliato semplicemente i ragazzi di Trasmaster con i calcoli, hanno messo una roba diversa e non hanno voluto rifare la lobby. Dai, 10 minuti in meno vuol dire che le gomme sono un pochino meno strapazzate e tutto. Abbiamo Jaroslav Onsic, che in arte è Jardier, che sicuramente molti di voi conosceranno se sono nel mondo del sito corso competizione, perché fa live sempre su YouTube, se non vado errato, e dicono che sia anche un pelo tanto aggressivo. Vediamo un po' quello che riusciamo a fare. Comunque sia, fino ad ora tutto regolare sino a questo momento. Quanto mi sento strano guidare in mezzo ai pro. Cioè, non che io sia una ciofeca, però Cristo, quanto cavolo è sensazione estremamente particolare, che una tier 3 non ti può dare, perché tutti i ragazzini qua sono tutti molto forti. Cioè, loro guidano sempre qua, io zero, è strano. Onsic lo sa, vero, che tecnicamente io sto vincendo, vero? Solo perché non sei in lotta. Non sei in lotta, eh. Vai, Tobin. Solo perché non sei in lotta.
Guarda, perché veramente ti avrei chiuso come non ci fosse un domani. Che dai bombera questa. Dai. Ok. Aiuta questo. Non aiuta questo, non dovete lottare tra di voi, Dio. Cioè, oddio, voi sì, dovete lottare tra di voi. Io non competo con questa categoria. Il problema è che vengo chiaramente limitato da questa categoria in questo momento. No, cosa sto vedendo? Cosa sto vedendo? E niente, va bene, dai. Ha già capito? Io devo rimanere primo della mia categoria, e sono primo della mia categoria. Subito sorpasso da Onzi, che ha fatto passare anche Pfeffer, perché ha fatto la pole, Tobias Pfeffer, ricordiamo. Ha avuto un problema però all'inizio, non era il caso di fare cose strane. Molto molto difficile per la 296 di Pfeffer. Importante. Peccato per il sorpasso subito da Onzik, un po' aggressivo, ma so che io ho tanto da perdere e lui niente, perché è undicesimo della sua categoria. Ogni tempo che perdono qua, tempo perso per me. Li ringrazio. Loro in questo momento non stanno perdendo nulla, perché i primi tre della loro categoria, come i primi tre della nostra categoria, guadagnano qualcosa. Tutto via, adesso è lento sul dritto. Dai Tobias, dai, che sei molto più veloce. Tobias, dai, su. Ma proprio fermo sul dritto, Tobias, come fa a passarli? Tobias ha fatto la pole in 39-1, è per questo che non lo passo. Avrà la tua danneggiata, ma è comunque velocissimo. Il primo dei pro vince 1500 a scalare, quindi primo, secondo e terzo. Ho 2000 e 1500. Comunque quello là. Italiani, boh. Penso di essere l'unico completo. Sono l'unico conto corrente. Sì, e Focco è noto che è incostante nonostante abbia strada libera, però non ha nessuno né davanti né dietro. È incostante Focco. Sono stabilmente più veloce, ma se si ammazzano qui.
Ferrari che sta chiedendo pietà. Grazie Sorrentino, grazie Sorrentino. Mamma mia, cosa sto guardando. Conto corrente questo. Qui ho gasato, qui ho gasato un poco, Va bene così, dai, almeno si fanno lotte concrete, carine, coccolose. Qua intanto contatto tra Pfeffer e Honzik, insomma molto aggressivi tutti quanti. E non c'è pace. E non c'è pace per me, perché io volevo andare avanti a fare dei bei tempi, perché stavamo guadagnando 3-4 decimi al giro su Fock. Il problema è che tutte queste lotte non ci danno nessuna mano. Quattro incrocio proviamo a fare su Pfeffer. Mamma mia, vicinissimi alla rivazza 2. Mamma mia, mamma, quanto ho rischiato qui, ragazzi, non avete idea. Pfeffer so che è molto lento sul dritto, infatti perde subito la posizione. Rimango davanti anche a Concretel. Ed è incredibile, ma siamo in P10 assoluta, P1 di categoria per l'appunto ancora. Ho detto no, io personalmente adesso non mollo questa posizione perché sono davanti a tutti, non rompetemi le balle, anche se qua abbiamo palesemente sbagliato e non poco l'approccio del tamburello. Però io ho detto no, qua noi dobbiamo restare davanti, non mi interessa, avete rotto le balle, troppe lotte e io ne sto pagando le conseguenze. Basta, basta, basta. Che mega fulmine che è arrivato. Calma. Guarda, se mi passi adesso... No, che okay, no. Non tengo niente io. No, non devo passare. Va benissimo, abbiamo gomme più fresca. Ok. Vedete quanti litri mette poi? Vai. Ok, ci siamo chiariti. Controllatemi il prossimo giro quanto gira, se è nel traffico o meno. Ho messo le stesse pressioni che mi dava prima, eh. Pit limiter l'ho sistemato. Devo selezionare, tranquilli. Ok, siamo partiti con 80, ne basterebbero 60.
No, l'abbiamo fatto passare con andiamo con 65. No, no, andiamo con 65, raga. Guarda. Grazie Cisa. Allora, mi serviranno 65 litri ad andare bene proprio. Ma potrei rifornire anche meno di 65, no? Tipo, mamma mia, che pericolo. Ma mi spieghi perché? Finalmente si rientra ai box e abbiamo un bel po' di vantaggio. Fock, anche con gomma nuova, più carburante in questo caso, ma gomma nuova perché è entrato 2-3 giri prima, non guadagna su di noi. Dunque quello che dobbiamo fare è semplicemente gestire. Il vantaggio me lo dicevate voi in chat, dato che c'era la live di Samir. Dai. Questo è un gioco di merda. Devo dirlo, perché questo non ha senso. Però ok, va bene. Vediamo. Perché ok andare indietro, ma qua ma proprio va bene. Buona, sì, siamo davanti. Anche Rotters, ok. Ah, spinto allora questo giro. Levati dalla traiettoria. Sei un grande. Non ci credo. Eroe. Divino. Non è vero, non lo sa. Niente, e mi devo per forza fare il sorpasso. Incredibile sto qua. È incredibile. Ok. Adesso lo iniziamo a vedere. Ma che violenza, ma va.
quando lo diciamo sugli uomini, non ho capito. Questo è un bel giro. Naga! Nagatomo! Nagatomo. Naga. Vabbè, no, vabbè. Cosa succede al finimondo? Cos'è una onda quella? Va bene. Vabbè, dai. Ah, perché loro sono in lotta tra di loro. Ah, sono pure in lotta tra di loro. Dio buono. Dio mio. Bravo, bravo, naga. Capisci un cazzo. Va bene. Ma sapete che io ho lavorato in Kuwait, letteralmente ho fatto da sponsor nel 2018 quando ho fatto la Porsche Carrera Cup. Signori, ultimo giro. Finita qua, vero? Finita qua la gara, vero? Basta, no? Alziamo, basta. Ah no, scusate. Alessio Spargarò. Non parlate di pompa, che c'è il mio amico che si chiama Pompa di cognome. Insomma. Bacio al muro. Quante step mi regali. L'equivalente del volante. Dai, raga. Potremmo andare a prendere, evidentemente scherzando, anche la P8, ma sti cazzi. No! Nessuno vada fra... No, nessuno vada foc. Anzi, veramente, fare il coglione, fra. Mi fa incazzare all'ultimo settore. Ti giuro che mi ammazzo, eh. Ah, bravo.
Let's go. Ok. Ah, perché si è lamentato fuoco? Lungo. Let's go, boys. Let's go, boys. Beh, bella gara. La chat è... che piangessero o meno. Io non faccio le gare pro. Let's go. Che piangessero di meno. Io non faccio le pro series. Non scelgo le macchine perché bla bla bla. Dai. Vai. Let's go. E il volante a chi va? Il volante me lo tengo io, fra. È stata una bella gara, devo dire. Devo essere sincero, è stata veramente, veramente una bella gara. Let's go, boys! Vinciamo e portiamo a casa il volante che darò a uno del mio team. Let's go, let's go, let's go! Let's go! Let's go! Let's go!